No, perché ero scazzato. Sono qui in via Bobbio per commemorare insieme a tanti genovesi le esequie di Antonio Campanella, defunto nell'alluvione di Genova. Al momento il sindaco Marco Doria non si è ancora visto. Vorrei dire una cosa importantissima. Durante la sua campagna elettorale a Genova Bocca d'Asse io gli feci una domanda molto particolare, per sapere se come sindaco avrebbe protetto anche chi era di qualche religione, o cattolica o musulmana, cioè insomma se lui credeva in qualcosa. Lui mi ha detto che non credeva in nulla e che comunque rispettava qualsiasi religione. Ora la città è stata data in mano a una persona che poteva sicuramente evitare l'alluvione, e sia umanamente, cioè non solo dal punto di vista religioso, ma anche dare appunto dare alla città così a una figura che non ha un credo, non dico radicato, non deve essere un qualcuno che tutte le domeniche va alla messa, che so io, però non ha avuto nessun ritegno per salvare la nostra città e non si è esposto in nessuna maniera per salvaguardare i suoi cittadini, che bastava andare dal prefetto e imporsi, dire no, date l'allerta, poi se insomma l'alluvione non veniva meglio ancora, però la gente si sarebbe messa in salvo. Quindi fondamentalmente la cosa che proprio a me, lo dico così, col fiatone, mi dà fastidio è sapere che uno poteva salvare la città a precetto della sua religione o no, e due, che non avendo un minimo di credo, e quello è fondamentale comunque in tutte le esistenze mondiali, in tutte le popolazioni mondiali, poteva fare qualcosa di più. Lui non si è sacrificato per nessuno, e questa è la morale. Marco Doria e tutta la sua band, e tutta la sua ciurma possiamo anche definire, non si è sacrificato per nessun genovese, non lo ha mai fatto.